Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV 12. Apriamo subito con la cronaca questa edizione pomeridiana del nostro notiziario con un gravissimo incidente avvenuto a Bibione per un uomo che viaggiava a bordo di un monopattino. 62 anni, è caduto mentre stava percorrendo la pista ciclabile Arginale all'uscita da Bibione ed è deceduto a seguito del forte trauma cranico e delle ferite riportate nell'impatto con il suolo. La vittima dell'incidente è un turista proveniente dalla Slovacchia, era in compagnia di moglie e figli che procedevano su altri mezzi e che hanno subito chiamato i soccorsi, giunti anche dalla Tisana e Lignano. Il luogo dell'incidente è a ridosso di Bevazzana, a pochi metri c'è il Tagliamento che segna il confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Sul posto anche gli operatori sanitari di Treviso che hanno tentato l'ultima rianimazione senza esito. La polizia locale di Bibione che ha effettuato i rilievi dell'incidente ha constatato che il turista non indossava il casco. Prolungata fino alla mezzanotte di domani l'allerta meteo di grado giallo diramata dalla Protezione Civile per temporali accompagnati da forti raffiche di vento. Anche nel primo pomeriggio ci sono stati diversi temporali in diverse aree del Friuli Venezia Giulia. Allora sentiamo com'è la situazione dalle parole dei portavoci dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine, Valmore Venturini, che ci dà anche qualche consiglio su come comportarci quando ci sono questi forti temporali. Sentiamo. Sì, 10, una quindicina di interventi stanotte dovuti prevalentemente all'azione del vento, quindi alberi caduti. Attualmente stiamo intervenendo in Val Resia e sul fiume Taglio in comune di Cervignano perché c'è un albero caduto in acqua, insomma. Nel territorio, in tutto il Friuli Venezia Giulia, permane l'allerta meteo gialla, appunto diramata dalla Protezione Civile Regionale per possibili temporali forti. Allora, Valmore, chiediamo subito quali sono i principali consigli che i vigili del fuoco se la sentono di dare alla popolazione. Uno dei primi consigli che mi sento di dare, visto anche gli interventi che ci sono stati, è quello sicuramente di non avventurarsi a fare escursioni in montagna, questo sempre, ma in particolare in questo periodo, perché purtroppo ci sono stati anche degli interventi che dopo hanno avuto un esito tragico. Ecco, quindi questo è il primo consiglio da dare. Il secondo è evitare eventualmente, ecco, di parcheggiare autovetture sotto alberi, laddove questo è possibile, perché ci sono stati molti interventi con danni proprio sulle autovetture a seguito di alberi che sono caduti di alto fusto anche. E poi, ecco, se è possibile, chi ha tende o tendaggi o anche altre attrezzature in terrazzo o in giardino, di ripiegarli in modo da evitare che questi poi col vento, ci sono state raffiche di vento abbastanza forte che poi hanno divelto queste strutture. Mi accennavo anche prima della messa in onda anche alle precauzioni, magari durante la circolazione stradale in caso di maltempo. Abbiamo visto i rami che sono caduti anche in vari territori, incidenti anche dove il maltempo, incidenti stradali, può aver avuto un ruolo ovviamente importantissimo. Sì, e se è possibile evitare di muoversi quando le situazioni meteorologiche sono particolarmente avverse, con forti raffiche di vento che possono far sì che, appunto, in zone in cui vi sono degli alberi, questi possono cadere sulla carreggiata e quindi costituire un effettivo pericolo per la circolazione. Valmore, le chiediamo anche un aggiornamento rispetto al distaccamento permanente di Lignano-Sabbiadoro che sarà operativo da oggi, giusto? Sì, da oggi entra in funzione il distaccamento stagionale di Lignano-Sabbiadoro che rimarrà aperto da oggi, da questa sera fino ai primi giorni di settembre, quindi questo è un presidio sul territorio molto importante che garantirà la sicurezza di una parte di un'area molto importante come quella di Lignano-Sabbiadoro durante il periodo estivo, che vede un numero importante, ecco, di turisti. Verrà dotata di uomini e anche mezzi e anche un'autoscala, considerati poi i fabbricati che vi sono in quella località. E a proposito del distaccamento estivo di Lignano, dei Vigili del Fuoco, la Regione in una nota pone l'accento sul fatto di aver stanziato 40.000 euro all'anno per il triennio 2019-2022 per la sua apertura, cifra che nella scorsa legge di stabilità è stata portata a 70.000 euro all'anno per le annate 2023-2025.
Continuiamo con la cronaca, ci sono le prime indiscrezioni sui risultati dell'autopsia sul corpo di Benita Gasparini, l'89enne ritrovata priva di vita nella sua casa di via Caterina Percoto a Pantianico. Ecco la notizia in primo piano sul sito internet di Udinese TV, arrivano dunque le prime indiscrezioni sull'autopsia, sui risultati dell'autopsia, secondo quanto riferisce il Gazzettino. A causare la morte della donna sono state due coltellate alla schiena. La morte non sarebbe stata immediata. L'esame è stato eseguito dal medico legale Carlo Moreschi. Parliamo adesso dei conti della regione Friuli Venezia Giulia. Attenzione sulla spesa sanitaria da parte della Corte dei Conti. Bene l'equilibrio del bilancio regionale, ma occhio ai costi per ospedali e prestazioni sanitarie, con quelle relative al privato accreditato cresciute fino a 128 milioni. L'equilibrio di bilancio, con più di un milione di avanzo, confortato da un'economia che va bene, ma non mancano le perplessità sulla gestione della spesa sanitaria. La fotografia è quella che emerge dalla Corte dei Conti, che promuove il Friuli Venezia Giulia, ma allo stesso tempo invita a tenere sott'occhio il rapporto tra sanità pubblica e privata. Sotto la lente dei magistrati contabili, in particolare, sono finite le risorse destinate alle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate, stanziate dalla Regione per ricoveri, prestazioni specialistiche ambulatoriali, oltre che per ridurre le liste d'attesa e il fenomeno dei pazienti che preferiscono curarsi in altre regioni. Il procuratore regionale Tiziana Spedicato nella sua relazione ha ricordato come l'aumento percentuale della spesa sanitaria nell'esercizio 2022 rispetto al 2019, ovvero nella fase prepandemica, sia stato pari al 15,41%, ovvero 438 milioni in più. Il valore complessivo delle prestazioni acquisite presso il privato accreditato è cresciuto di 128 milioni, 19 dei quali per finanziare il progetto di recupero appunto delle fughe verso le altre regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna su tutte. Sempre secondo i magistrati della Corte dei Conti sono stati rilevati aspetti da migliorare sotto il profilo amministrativo della programmazione e della gestione delle risorse, il cui impiego è stato inferiore agli stanziamenti. Per il presidente della Regione, Fedriga, dalla Corte è un invito a investire ancora di più sul ricorso nel privato convenzionato. Le prestazioni delle strutture private accreditate sono troppo basse, è vero, non a caso noi come Regione abbiamo già aumentato queste prestazioni che hanno permesso di erogare quasi 4.300 prestazioni in più rispetto al 2022, ha detto ancora Fedriga. Nella legge di assestamento mettiamo altri 10 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa e quindi prevediamo sia prestazioni aggiuntive nel servizio pubblico che nel privato convenzionato. Purtroppo, conclude Fedriga, le opposizioni, ogni volta che abbiamo fatto operazioni di questo tipo, hanno urlato che volevamo privatizzare la sanità. Una farsa, una menzogna, che oggi viene smentita dalla Corte dei Conti. Ci troviamo di fronte a un bilancio regionale sempre più ricco e purtroppo a bilanci familiari sempre più poveri. A dirlo i consiglieri regionali del Partito Democratico, Andrea Carli e Diego Moretti, intervenuti oggi a Udine in una conferenza stampa durante la quale hanno illustrato le proposte del gruppo consiliare al DDL 6, assestamento di bilancio 2023, che andrà al voto dell'Aula consiliare la prossima settimana. Ci si appresta la prossima settimana ad approvare un assestamento di bilancio ricchissimo. Quali sono le critiche e le proposte del Partito Democratico? Potremmo dire bilancio regionale sempre più ricco e bilanci familiari sempre più poveri. Oltre 1 miliardo di euro di assestamento regionale impongono delle riflessioni. Proponiamo l'eliminazione, almeno per le fasce di reddito più basse, delle aliquote dell'addizionale IRPEF e proponiamo anche la sicuramente maggiorazione per quanto riguarda le dotazioni disponibili ai comuni, che sono i principali attori sul territorio per l'attuazione delle politiche sociali. Per quello che riguarda invece un altro importante elemento di valutazione in prospettiva, cioè la denatalità e la necessità di rendere la nostra regione sempre più attrattiva, proponiamo azioni forti anche in prospettiva, che possono passare per gli asili nido gratuiti e soprattutto per l'eliminazione di quel vincolo che impone alle famiglie la residenza da almeno 5 anni nella nostra regione per poter beneficiare l'accesso ai servizi oppure anche alla prima casa.
e soprattutto per migliorare ulteriormente l'attrattività e per fare in modo che nuove famiglie vengano a vivere nella nostra regione, sarà importante anche definire politiche abitative a gestione dei consorzi industriali che intendano assumere nuovo personale. Sul fronte invece della sanità e della salute, la situazione è certamente peggiorata in questi anni, ma le cifre stanziate dalla Regione sono esattamente simili a quelle dello scorso anno. Riteniamo questa misura insufficiente e proponiamo maggiori stanziamenti con un respiro anche nei prossimi anni, perché non vogliamo solo l'abbattimento delle liste di attesa, ma vogliamo anche un irrobustimento della nostra sanità pubblica regionale. Passiamo adesso ai lavori della Giunta regionale che nella riunione di oggi ha confermato anche per quest'anno l'abbonamento scolastico agevolato per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Via libera anche al bando più snello e veloce per i contributi alle piccole e medie imprese con premialità per chi investe nella formazione. Arriva anche l'adesione alla piattaforma della pubblica amministrazione per il pago PA. Andiamo a sentire tutte le novità nel servizio di Davide Zanirato. Bus agevolati confermati in Friuli Venezia Giulia anche per il prossimo anno scolastico. Ne potranno usufruire gli iscritti alle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori, delle università o gli istituti superiori equiparati fino a 26 anni di età e anagraficamente residenti sul territorio regionale. Un abbonamento molto importante perché permette di scontare già i titoli di viaggio che sono oggetto di sconto da parte dei TPL FVG per quanto riguarda la gomma, ovvero per tutti gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia è possibile, oltre al pacchetto famiglia, avere la possibilità di ridurre del 50% il costo dell'abbonamento, purché venga contratto entro il 31 di ottobre di quest'anno e che siano gli abbonamenti che hanno ovviamente la durata dell'annualità scolastica. Vale per tutti i ragazzi e le ragazze studenti del Friuli Venezia Giulia che hanno fino a 26 anni, quindi è un provvedimento molto importante che sostiene le nostre famiglie che hanno figli che ovviamente sono in età scolastica. Decisa poi dall'esecutivo l'adesione della Regione alla piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e la stipula del relativo schema di accordo con PagoPA. Un passo veramente in avanti verso la semplificazione e l'innovazione digitale. Mandare a casa, mandare attraverso una PEC o attraverso una piattaforma digitale un atto amministrativo direttamente all'ente o all'impresa con cui devi in qualche modo interloquire è un grande passo avanti. Significa sveltire le pratiche, significa evitare tutte quelle burocrazie che stanno dietro le raccomandate, i bolli, i postini che ti arrivano a casa. Ecco, riuscire a fare questa cosa qui è molto importante, credo che sia un grande passo avanti, per cui abbiamo aderito molto volentieri, siamo la prima regione a farlo. Sarà più snello infine il percorso per ottenere gli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e dei servizi, con una premialità riservata a chi investe nella formazione degli addetti. In questa modifica di regolamento abbiamo voluto semplificare lo stesso, trasformando il bando da graduatoria a sportello, questo per velocizzare proprio le procedure di erogazione dei contributi. Entro fine anno partiremo con il nuovo bando che presenterà già una dotazione importante, quindi la Regione Friuli Venezia Giulia per l'ennesima volta vicino e proattiva nei confronti delle imprese. Il dibattito sulla riforma della giustizia, sull'abuso d'ufficio in particolare, su quale è intervenuto oggi anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Sull'abuso d'ufficio le indicazioni del Ministro Nordio sono quelle richieste non da un'area politica ma da moltissimi sindaci di qualsiasi parte politica, ha detto Fedriga. Su questa misura la Commissione europea ha espresso dubbi, lo ricordiamo. Per Fedriga si tratta di uno strumento che ha visto soccombere l'accusa rispetto all'ipotesi dell'abuso d'ufficio, evidentemente testimonia che i risultati troppe volte si trasformano in una inefficienza della pubblica amministrazione, per paura invece che portare avanti il mandato ricevuto dai cittadini. Per il Presidente della Conferenza delle Regioni bisogna perseguire i reati, non c'è dubbio, ma non creare i reati per fermare la pubblica amministrazione e i sindaci.
La Repubblica vi è riconoscente, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto all'Assemblea delle Federcasse per la presenza capillare sul territorio e nelle aree interne del Paese delle BCC, in controtendenza rispetto al fenomeno della desertificazione bancaria che potrebbe sembrare inarrestabile. È significativo, ha sottolineato il Capo dello Stato, sapere che i cittadini di 723 comuni hanno come unica presenza bancaria una banca cooperativa e che un terzo degli sportelli è collocato in comuni delle cosiddette aree interne. Si tratta, ha concluso il Presidente della Repubblica, di una funzione economica, sociale, di un impegno nel solco dell'applicazione delle norme della Costituzione. Queste le parole del Presidente Mattarella, con le quali noi chiudiamo questa edizione flash del pomeriggio del nostro notiziario. Vi ricordo gli appuntamenti del pomeriggio sera sul nostro canale con l'informazione che torna alle 19 e poi alle 19.45 in esclusiva a Tu per Tu con il bianconero Zarraga, alle 20.45 Cartellino Giallo con Tommaso Cerno. È tutto, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio a tutti voi. We'll be right back.